Rassegna stampa di oggi, 31 luglio 2018, cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Conti pubblici, Istat dice il PIL rallenta nel secondo trimestre, cresce dello 0,2% e dell'1,1% su base annua. L'economia italiana continua a crescere più lentamente rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, nonostante una frenata generalizzata. I dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica sono in linea con le previsioni di crescita tagliate dalla Commissione Europea, che a metà luglio, scusatemi, aveva limato le aspettative per il 2018 tra incertezza dei mercati e dazi. TAP, Conte dice strategico, ma incontrerò i salentini. Lezzi dice bene, cambierà idea. Sindaco di Melendugno dice Movimento 5 Stelle ci tradisce. Il capo del governo rassicura Trump che si era detto certo del completamento, però ascolterò le inquietudini del territorio. Ma in Salento ripartono le proteste e le parole del Premier stridono con quanto dichiarato dalla ministra del Sud solo lunedì pomeriggio. Non è un genere di investimento che serve, aveva detto. Poti dice, primo cittadino di Melendugno, dice, qui hanno vinto perché contrari. Craxi dice, no, agli USA nella notte di Sigonella. E questo è vero, cari amici. Migranti, nave italiana ASSO 28 riporta in Libia 108 migranti. Fratoianni dice, l'ordine è partito da Eni, ci sono le comunicazioni. L'operazione di recupero dell'Asso 28 diventa un caso. Il deputato di Leu dice: il primo messaggio è partito da Centro Coordinamento di Roma. Li abbiamo contattati, ma non hanno risposto. Secondo la sua ricostruzione, il rimorchiatore ha seguito le indicazioni dell'azienda petrolifera. Salvini dice: la Guardia Costiera italiana non ha coordinato e partecipato a nessuna operazione. L'Agenzia per i Rifugiati, comunque, ha detto: Libia non è un porto sicuro. Reggio Calabria manca il gesso in ospedale, fratture medicate col cartone. I sindacati dicono neanche nel terzo mondo. Non ci sono medici o ortopedici sufficienti a far lavorare il reparto nelle ore serali. Così dopo le 20 il pronto soccorso procede con i mezzi di fortuna, scatoloni e nastro adesivo. Il ministro della Salute invia i NAS comunque e dice faremo emergere tutte le responsabilità. E il primario risponde paziente è già arrivato così. Biotestamento, via libera del Consiglio di Stato all'attuazione della legge approvata a dicembre 2017. Con le disposizioni anticipate di trattamento, ricorda la nota di Palazzo Spada, ciascun individuo nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali può decidere ora per allora su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso. Ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che è edita da RST Saiuz Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.